Ciao! Ciao! No, almeno così. Che cazzo però. Va bene, dai, ripartiamo. Ciao! Allora, oggi andiamo a vedere Crown 2 Mini. Piccino picciò, ma non solo, perché c'è anche il fratellino Crown Mini. Adesso andiamo a vedere come abbiamo fatto nel Crown 2 le sostanziali differenze. Anche se, a occhio e croce, se uno sa fare uno più uno, le differenze sono pressoché le stesse. Quindi andiamo molto più velocemente di come siamo andati con Crown 2. Perché, insomma, sennò diventa una palla infinita. Quindi qualora voleste capire ancora più nel dettaglio le differenze tra Crown e Crown 2, tra Crown 2 Mini e Crown Mini, vi linko magari da qualche parte il video. Quindi adesso, a parte gli scherzi, sarà molto più snello. Facciamo vedere comunque l'unboxing. Ok, allora adesso abbiamo qua Crown 2 Mini e Crown Mini. È tutto un casino adesso parlare di mini, perché io sono sempre stato abituato a vederli abbastanza, cioè a vedere sempre il Crown. Adesso che c'è anche il mini 2, il mini ciccio, il ciccio man, no, nemmeno. Però si può fare del gran ciccio chasing col Crown e il Crown 2. Questa è una cosa importante. Vabbè, allora andiamo a fare un leggerissimo unboxing del Crown 2 Mini. Quindi troviamo il Crown 2 in colorazione nera, ma esiste anche in colorazione acciaio. Sempre TPD ready. Questi, quando sono nuovi, sono duri alla morte da aprire. Ok, svitandolo andiamo a vedere che è completamente uguale al fratello maggiore. Ripeto, identico, connessione pin, airflow, resistenza con i buchini. Tra l'altro le resistenze sono le stesse, quindi quando andate ad acquistarle basta semplicemente chiedere una resistenza per Crown 2, o da 0,25 o da 0,5, dipende quella che poi vi piace di più, like you prefer. Cheat Flavia. Track, chiudiamo, andando avanti troviamo il mini vetrino in quarzo, la resistenza, il set di O-ring, la silica, le istruzioni di puff in italiano ed in inglese, le avvertenze in inglese da parte di Huawei. Ed è la stessa identica cosa anche per Crown 1 Mini, sempre apertura a regola di TPD, sempre svitamento per arrivare alla coil Power Dynamite da sotto. Airflow uguale identico a Crown 1, e Crown 1 Mini è sempre con la chiusura patatina, così. Cambia leggermente il drip tip, che è un pochettino più piccolino rispetto a quello di Crown 1, che troviamo in questo caso, voilà. Ma per questioni anche di dimensioni, insomma, mi pare il minimo. Le resistenze si inizializzano nello stesso identico modo. All'interno troviamo sempre i vari set di guarnizioni e O-ring di ricambio, sempre le istruzioni di puff in italiano e in inglese, sempre le avvertenze, sempre anche la silica del cazzo, sì signori. Bene, visto questo, adesso andiamo a provare Crown 2 Mini! Ok, come abbiamo visto, le scatole sono uguali tra Crown 2 e Crown 2 Mini, anche tra Crown 1 e Crown 1 Mini. La differenza sostanziale tra Crown 2 e la differenza sostanziale tra Crown 2 Mini e Crown 1 Mini sono semplicemente le dimensioni, per l'appunto, e le dimensioni del drip tip. Stop. Sempre attacco 510, sempre tutto uguale, cambia solo il fatto che è un pochettino più piccolo. Allora, difetto che però sta nel nome, il difetto non è un difetto per essere un difetto, ma è la costruzione che lo richiede così. Crown 2 Mini tiene veramente poco liquido, e quindi se si utilizza una coil da 0,25 è automatico, ma ci si arriva anche solo ragionando, è automatico che vada refilato di continuo. Ripeto, il difetto sta nel nome, ma è una scelta d'acquisto. È normale, se tu vuoi tanta quantità di liquido, ti vai a prendere quello grande. Cioè non è che ci voglia un genio della lampada, ci si arriva molto facilmente. Devo anche dire una cosa, che questo però secondo me è più un pregio che un difetto, però anche lì è molto soggettivo. Ho notato che, ovviamente si sta sempre nell'ovvio, essendo più piccolo tende a scaldare di più, quindi è molto figo per le creme, per i cremosi, perché se li scaldi un pochettino di più i cremosi, secondo me sono più,
sono più cicciosi. Adesso, a parte gli scherzi, tende veramente a scaldare un filino di più, ma è veramente straordinario. Io sabato sera sono uscito con questo qua, sono andato a cena con lui, ho portato il Crown 2 mini a cena, hey baby, ed è stato veramente un momento emozionante e mi sono veramente trovato bene. Ripeto e sottolineo, ognuno deve fare le proprie scelte. Cioè, se tu vuoi avere un tank che non ti rompa i coglioni di refilarlo ogni 3x2, secondo me è molto figo e può essere interessante per gli amanti delle crene, ma anche gli amanti che tendono a cambiare dei liquidi spesso. Cioè, mi spiego, è vero che quando inizi a cambiare 4-5 liquidi poi ti sanno tutti uguali i liquidi, perché la coil, il cotone, dopo poco assorbe, ciao. Però se sono liquidi sostanzialmente non troppo differenti, che ne so, faccio un esempio, uno Star e un Wow, o che ne so, l'unione dei due soi, quindi il Crop Cycle col Dr. White, che porca troia, sono buoni tra l'altro, ma tanta roba. Ma vabbè, può essere simpatico per questi vapers un po' what you know, what you can do, che vogliono fare la mixata di liquidi all'interno dello stesso tank, ci può stare, insomma. Adesso andiamo a svappare di importanza, siamo a 62 watt, la metto a 66, anzi, che mi piace di più cicciare a 66. Cioè, vapore ne fa. La resa aromatica è uguale, identica a quella del fratello maggiore, anche perché le coil sono realisticamente le stesse. Secondo me, con i cremosi, questo ci va a cavallo, ci sta da Dio. Quando i prodotti sono buoni, stringere è la cosa migliore. Vi ringrazio di averci seguito. Commentate il video qualora voleste delle spiegazioni o avete delle vostre esperienze da raccontare con Crown. E se andate ad acquistare Crown 2, cazzo, scrivetecelo! Sì! 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 Così tipo, no, vabbè, mettete un like al video qualora vi fosse piaciuto, commentate, ripeto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, mettete mi piace anche alla mia pagina Facebook Matty Vape, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla pagina del Puff Store Pergine, ma comunque trovate tutto in descrizione. Con l'ultima svapata saluto anche voi. Se il video non vi è piaciuto, ce ne faremo una ragione, ma sostanzialmente sti cazzi. Ciao.